Ciao a tutti, bentornati a casa Nintendo. Scommetto che molti possessori di 3DS in questi giorni abbiano aperto la loro console e, una volta installato il nuovo aggiornamento, hanno visto una nuova icona di color verde in alto a sinistra. È verde mela. Posso dire che è verde mela? Vedi che è verde mela. Ebbene, è l'icona del Miiverse. Ma che cos'è il Miiverse? Sul suo canale YouTube la Nintendo ha caricato un video di istruzioni per mostrare le nuove feature del 3DS. È un video fatto piuttosto bene, al quale oltretutto ruberemo la musichetta. Ecco. Ma che però non spiega quali sono i veri vantaggi nell'utilizzare il Miiverse. Ma non temete, per fortuna c'è Casa Nintendo! Forse abbiamo esagerato un po' troppo con lo zoom. Dovete sapere che assieme a Wii U, la console casalinga di Nintendo disponibile nel mercato da fine 2012, è stato lanciato un servizio di social network chiamato appunto Miiverse, integrato nella console e che permette a tutti i giocatori del mondo di connettersi fra di loro. Il Miiverse ha avuto da subito un successo clamoroso. Quando infatti viviamo una grande passione, non c'è niente di più bello che parlare di ciò che più ci piace e di condividere esperienze con persone altrettanto appassionate. E il Miiverse ci permette di fare tutto questo. Possiamo entrare nelle community dedicate ai singoli giochi, leggere le opinioni di altri giocatori ed intervenire commentando. Possiamo oppure pubblicare un post con le nostre impressioni, o anche solo esprimere le nostre emozioni attraverso un disegno. Ecco, non badate a quello che sto facendo, io faccio pena. Vi consiglio comunque di entrare a vedere la community dedicata ad Art Academy, sono veramente un sacco di capolavori. Ma non è tutto, si possono anche postare screenshot presi direttamente dai giochi, così possiamo far sapere a tutti se abbiamo battuto un record o chiedere aiuto se non sappiamo come proseguire in un determinato gioco. C'è un utente che ha lasciato un commento particolarmente simpatico e intelligente? Seguitelo, così poi sarete sempre aggiornati sui suoi interventi nel Miiverse. E in poco tempo, segui qua e segui là, creerete dei rapporti di amicizia e di stima reciproca che arricchiranno il vostro modo personale di vivere i videogiochi. Dal 10 dicembre tutto questo è disponibile anche su 3DS, quindi se volete mostrare a tutti la vostra casetta di Animal Crossing, se volete organizzare battaglie di Pokémon con amici lontani, se non sapete come prendere l'ultimo frammento di cuore in A Link Between Worlds, pigiate sull'icona del Miiverse e raggiungeteci nella comunità di videogiocatori più numerosa e affiatata al mondo. Il Miiverse è suddiviso nelle tre grandi aree geografiche barra commerciali: Giappone, Americhe, Europa e Oceania. Noi ovviamente partecipiamo alla community europea, di conseguenza possiamo leggere post in tutte le lingue. Ma se prediligete la nostra lingua madre, smanettando nelle impostazioni è possibile limitare la visualizzazione ai post pubblicati solo da utenti italiani. Qualora non ci sia occasione di accendere la console, possiamo benissimo seguire le discussioni del Miiverse da PC o smartphone. Basta infatti andare sulla pagina miiverse.nintendo.net e inserire i dati del proprio Nintendo ID. Diciamolo tranquillamente, come in ogni angolo del web, anche nel Miiverse ci sono i bimbi minchia. Però ci sono anche tante persone che creano un dialogo costruttivo, insomma è veramente piacevole andare sul Miiverse e scambiare opinioni, esperienze di gioco. E in Italia soprattutto abbiamo creato un bel gruppo, proprio grazie al Miiverse è nato anche il progetto di Casa Nintendo, quindi è veramente un servizio ottimo e vi invito tutti quanti a partecipare. Non pensate poi che sia un covo di fanboy, assolutamente. Spesso si leggono anche post di critica verso le politiche della Nintendo o verso i suoi giochi, insomma. Quindi è un luogo veramente interessante da esplorare. Voglio comunque rassicurare i genitori e farvi sapere che comunque è moderato in modo abbastanza severo. Quindi non ci sono volgarità e ogni mancanza di rispetto è proprio troncata sul nascere. Quindi anche i bambini possono navigare senza problemi, non rischiano di imbattersi in cose strane, insomma. Unico aspetto negativo di questo Miiverse è che non permette di stringere amicizia con altri utenti, a differenza di quello per Wii U. Quindi siamo ancora una volta costretti a sopportare questi
odiosissimi codici amico, speravamo di vederli sparire una volta per tutte, invece siamo ancora legati qua. Dai, il Miiverse comunque rimane su 3DS godibilissimo e vi invito tutti quanti a partecipare, a scrivere, a condividere immagini, record, chi più ne ha più ne metta. Forza, ci becchiamo nel Miiverse!